Ehi, ben ritrovati da Andrea Link 91 in questa seconda parte per lo spacchettamento di Fiamme Oscure. Prima di cominciare però un piccolo disclaimer, io adesso ho qui con me 38 booster pack. Nel caso io non riesca a trovare in questi 38 booster pack Charizard, aprirò anche gli altri 12 blister contenenti le altre 12 bustine di Fiamme Oscure. Vediamo di trovarlo. Cominciamo. Ecco qua subito con il trick cominciamo, vediamo un po' chi abbiamo. Abbiamo Tauros, Passage, Wishiwashi, Rookidee, Aron, Energia Acciaio, Dartrix, Lunatone, Simipur e Premura della leva Pokémon e Axelgore. Vabbè, insomma, cominciamo con un pacchetto piuttosto standard, non mi lamento. Qui nulla di ruvido, quindi non penso ci sia altro. Jigglypuff, Trapinch, Torchic, Teddiursa, Energia Fuoco, Combusken, Poltegeist, sì, yes, Ursaring, Grimer, che mi è piaciuto molto l'artwork l'altra volta, e Wigglytuff, ma sì, era Grimer quella, Holo. 1, 2, 3 e 4 e 1 e 2. Vai. Torchic, Marini, Klink, Dusparce, Jigglypuff, Energia, Simisage, Fossile Raro, Dugtrio, Rowlet, Grumble e niente. Proprio. Vai. Vabbè, siamo solo all'inizio di questi 38 pacchetti. Insomma, c'è tempo per recuperare. Vabbè, questa è la carta del TCG. Non importa perché tanto, come ho detto, le rivendo. Abbiamo Jigglypuff, Trapinch, Torchic, Rookidee, Teddiursa, Energia, Vianillish, Ginebro, Parasole, Relicant, che è molto bella, e Arctovish. Insomma, sto andando molto veloce perché appunto non voglio proprio perdere tempo e voglio arrivare subitissimo alla prossima carta rara, che deve capitare un'altra carta rara, no? Non può finire con solo quelle che ho trovato prima. Cos'è? Tutte quante miracolate, le altre e queste no? Non può succedere assolutamente. Steenie, Solrock, Combusken e Darmanitan di Galar. O Darmanitan, l'accento. Lasciatelo cadere dove volete voi. Intanto qui io sto ammucchiando le 1, 2, 3 e 4, 1 e 2. Ho sentito qualcosina e si è visto anche forse, ma non so se dalla camera del telefono si è visto. Energia Erba, Vanillish, Simisage, Kabu, non so cosa stavo leggendo, Larvitar e Sentiscorch V, molto bello. Poi questo è l'artwork quello particolare perché appunto è tipo arcobaleno, ma non proprio quelle carte ghost si chiamano. Comunque sì, è molto molto bello, davvero davvero bello. Subito nella sleeve, così lo proteggiamo subito. Perché sicuramente ho triggerato qualcuno l'altra volta perché non ho messo subito nella sleeve la gold, quindi oggi rimedio. Allora, 1, 2, 3 e 4, 1 e 2. Mister Mime di Galar, Fletchling, Electrike, Pansage, Skarmory, Energia Elettra, Energia Potente, Martello, Mantello, che martello, Meltan, Tapu Koko e niente. Insomma, dai, però Sentiscorch già è qualcosina, varrà un 30 euro più o meno. Ho visto solo il prezzo di la carta gold di Colossal Gold per vedere appunto quanto valeva e metterlo nel titolo, così da fare click, no? È ovvio. Abbiamo Shinotic, Skarmory e Houndoom V, carino. Avevo visto che c'era anche Houndoom e volevo proprio trovarlo. Bene, molto molto bene. Anche se penso però che Sentiscorch V, quel Sentiscorch V in particolare, valga di più di Houndoom. Però dopo lì va a gusti comunque, non è che per forza uno deve essere. Vale solo di più. Carte cascate, ma alla fine era solo Steenie Holo, quindi alla fine nulla. A me se non si casca una carta a spacchettamento non va bene. Certo, quando spacchetto le carte per conto mio no, ma quando devo fare il video, ovvio. Mannaggia. Passage, Wishiwashi, Rookidee, Aron, Torchic, Energia, Psico, Vibrava, Dedenne, Steenie, Campanella familiare e Suicune, Holo Reverse. Bello.
Bello, ce l'avevo già in forma normale, ma holo reverso, reverso holo è comunque una bella sorpresa. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Ok. Toxel, Moradul, Larvesta, Sentret, Hippopotas, Parasect, Lyron, Bosco Brillo Labirinto, Squovet e Delcatta. Molti li abbiamo già visti, quindi evito di perderci un po' tempo. Skitty, Golett, Hippopotas, Larvesta, Energia, Vibrava, Mantello della Tenacia, Spikeville, Solrock. Ho un altro Butterfree V! Che bellino! E secondo, l'altra volta due Slowbro di Galar, oggi due Butterfree. Cioè, con quello di oggi due. Trentotto pacchetti sembrano pochi, ma non si arriva mai alla fine, raga. E qui vedo la torre ancora alta, non accenna a scendere. Quindi, ho un altro Blaziken, va bene. Allora, qualcosa c'è, perché mi sa che si è anche vista. Peccato di averla un po' spoilerata. Ah! Premura della leva Pokémon. Cosa fa? Mi avete chiesto di zoomare di meno, ma veramente così non si legge l'effetto della carta? Questa pure dovrebbe valere intorno ai 20 euro. Una cosa da poco, però, insomma, alla fine. Alla fine però se ti rivendi tutto quello che trovi, i soldi ce li rifai. Io ho 100 pacchetti per 4,90 euro, insomma, fatevi voi i conti. Il mio portafoglio stava piangendo sangue. Ah, questo Darmanitan di Galar è la forma Zen? Io sinceramente Darmanitan su Pokémon. Io Darmanitan su Pokémon Spada e Scudo proprio non l'ho neanche catturato, ho catturato Darumaka e via. Non l'ho neanche fatto evolvere. Un po' perché su scudo ho catturato pochissima roba. Su spade invece ho fatto praticamente un gota catch and maul. Qualsiasi, finché non trovavo tutti i Pokémon di quel percorso non me ne andavo. Qui il trick non è riuscito, ma non fa nulla. Io spero davvero di trovare qui Charizard perché non voglio vendermi gli altri 12 blister. Voglio tenermeli e rivenderli quando sarà il momento per farci big money. E quelli un giorno varranno intorno ai 100 euro. Si potrebbe anche dire, ma Andrea, te lo compravi e via, ci spendevi di meno. Sì, ma non è la stessa cosa che aprire le buste dei Pokémon. È una cosa diversa, tutto il feeling è diverso. È proprio il collezionismo che mi spinge a comprare i pacchetti ancora, quando potrei semplicemente comprare la carta che voglio e via. È viscerale. Insomma, altri 50 euro di carta. Io praticamente ora tengo tra le mani 50 euro, solo che devo convertirli in soldi. Se fossi un alchimista, potrei provare a farlo, ma non sono alchimista. Beh,
distintivo turbo l'abbiamo già trovata normale nello scorso opening, ma ehi, molto molto bene. Si sente, ma non è Charizard, non esce. Un po' ci spero, però. E la prossima? Scizor VMAX. Ah. Vieni, 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 vieni. Stunfisk, mamma mia, Stunfisk, mamma mia. L'avevo visto proprio, stavo pregando, ho pregato ieri perché non mi capitasse. E invece... Mannaggia. Andiamo ad aprire anche gli altri 12. Ah, oh no. Vai, uno per uno li apro. Che casino qua sopra. Ma come stanno, non importa, raga. Oramai dobbiamo fare una cosa, facciamole, via. E oh, però, attenzione. Eternatus V. Non male, eh. Attenzione, te li metto qui da parte. Non male. Poteva andare molto peggio, cioè nulla. A te, oi! Cazzarola. La Ghost. Cavolo. Che poi tra l'altro l'ho aperto off camera, quindi. No, Torchic, ok. Che furret, ok. Niente anche qui. Purtroppo in Italia il Charizard viene stampato poco e quindi ce ne sono pochi da trovare e li trovano solo i più sculati. Oppure ti compri 1000 bustine e speri di trovarne uno. Però 1000 bustine iniziano ad essere quasi 5000 euro. Sono un po' tanti, eh. Ma qui cos'era? Ah, Darumaka. Ah, nulla, sul serio? Carrablast, sul serio? Tu sei l'ultimo. Cioè, in realtà no. Ne avrei un altro, ma è uscito con due bustine di fiamme oscure. Quello vorrei tenerlo e farlo aumentare di valore. Non dico nulla, c'è anche Charizard qui. C'è anche Charizard, l'ultimo. Così non tanto non c'è nulla, ho sentito già, vai via. L'ultima, ecco, vedi? Clink e Volcarona. Avrei ancora un ultimo pacchetto io. Lo apro? Sono due fiamme oscure. Lo apro? È uscito doppio, fiamme oscure e fiamme oscure. È un errore di fabbrica. Però se contiene Charizard... Non lo so se lo continuo.
Io lo apro. Male che va, perdo un po' di soldini. Però voglio Charizard a tutti i costi. Cos'è? Ah, Carnivine. No, no. Oh, no, 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 no. No. Peccato. Davvero peccato. 100 bustine, neanche un Charizard. 100 pacchetti, insomma, poteva andare peggio. Cioè non trovare nulla. Comunque, queste qui me le rivendo, spero di farci un 200-300 euro, perché ci si può fare benissimo con questo tipo di carte. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. E intanto vedo nella home page che Federic ha trovato Charizard VMAX. E io piango lacrime amare. Vabbè.